ancora una volta il Sole 24 Ore è stato la bussola di ricognizione dei vari temi che vanno affrontati oggi quando si decidono le politiche di sostegno, politiche economiche che riguardano soggetti come la famiglia, i figli, le parità di genere. E quindi è con grande piacere che ho presenziato alla prima e presenzio quindi a questa quarta e ultima giornata, e do subito la parola al nostro amministratore delegato Donatella Treu. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Sono felice di darvi il benvenuto a Prendi i Lavori di questo ultimo importante appuntamento del ciclo di incontri organizzati dalla Curia di Milano e dal gruppo Sole 24 Ore. Incontri in preparazione della Giornata Mondiale della Famiglia che si terrà nelle prossime settimane a Milano alla presenza di Sua Santità Benedetto XVI. Ma ne sono felice soprattutto per un motivo molto semplice, perché gli esperti, gli economisti, i rappresentanti di Banca Italia che si sono succeduti in questi incontri hanno condiviso una visione del ruolo della famiglia nella grande crisi, un ruolo che è di autentico ammortizzatore sociale e insieme di coesione e di impegno civile di fronte alle difficoltà non soltanto economico-finanziarie ma anche politiche di questi anni. Siamo tutti consapevoli che la partita si gioca ogni giorno nelle famiglie ed è decisiva per il futuro del nostro Paese. È una partita fondamentale nella famiglia media, dove non ci sono stipendi significativamente alti e dove, come per il nostro Paese, ogni giorno ci si trova a dover dolorosamente scegliere tra rigore e sviluppo, tra spese fisse e investimenti, per la scuola dei figli, tra la rata del mutuo, un corso di lingua all'estero, e dove talvolta l'imprevisto può mettere a rischio tante cose. Sappiamo tutti che la crisi morde soprattutto nelle fasce sociali più deboli economicamente, e questo crea anche difficoltà maggiori per la donna, che resta il riferimento quotidiano dell'organizzazione familiare. C'è un dato importante sulla famiglia che va oltre la grande crisi. In Italia e in Europa ci sono meno figli, c'è un numero crescente di divorzi, gli stili di vita sono segni profondi di un forte cambiamento della struttura familiare che siamo abituati a conoscere e a riconoscere. Anche la concezione dell'educazione ha subito una trasformazione sostanziale, passando dalla richiesta variamente intesa di obbedienza ad una sorta di convivenza improntata alla collaborazione, laddove genitori e figli ci riescano. C'è da aggiungere che nel nostro Paese le politiche pubbliche verso la famiglia non sono sempre state coerenti rispetto ad intenzioni pur lodevoli. Infatti un Paese europeo dove meglio i rispettivi governi si sono occupati di cambiamenti intervenuti nella famiglia sono Germania e Francia. La politica seguita negli ultimi 50 anni, quella di dare più risorse a tutte le famiglie, è stata sostituita da un mix di fatto di denaro, tempo e infrastrutture, poiché correttamente si ritiene di non poter affrontare il problema con una misura valida per tutte le famiglie. Per tutte le famiglie che hanno bambini sotto i 3 anni ci sono più infrastrutture a cominciare dagli asili, ma ci sono anche contributi diretti ai genitori per finanziare l'assenza dal lavoro. E in particolare la Francia, da sempre un paese con forti obiettivi di espansione demografica, ha varato un sistema cosiddetto di scelta genitoriale, cioè un sistema integrato di prestazioni monetarie, congedi parentali retribuiti e una rete capillare di servizi di cura che le permette di avere un tasso di natalità superiore a quello italiano e anche a quello tedesco. In Italia, come noto, la spesa sociale si indirizza prevalentemente verso le pensioni, mentre la quota destinata alle famiglie e alle famiglie con figli in particolare è ancora esigua, mentre il sistema di congedi è fermo alla legge del 53 del 2000 e i posti negli asili nido, pur in crescita negli ultimi anni, sono ancora troppo pochi rispetto alla domanda delle famiglie. Spesso sono costosi e concentrati in misure importanti anche nelle regioni del nord. A ben vedere c'è stato un passo importante, un passo avanti negli ultimi decenni. Prima non erano le famiglie in quanto tali ad essere penalizzate dall'assenza di politica dedicata, ma erano di fatto penalizzate solo o soprattutto le donne in quanto molto più escluse di oggi dal mercato del lavoro. Oggi parliamo di famiglie da realizzare nell'economia di un territorio e di un paese in un'equità diversa tra uomo e donna rispetto al lavoro. Non tutto va per la strada giusta e c'è moltissimo da fare nelle politiche di welfare verso le famiglie, ma siamo tutti consapevoli del fatto che il tema vada affrontato in un'ottica non di genere. La speranza affidabile è il titolo che abbiamo dato a queste giornate di lavoro, riprendendo una definizione di sua eminenza al cardinale Scola nello scorso novembre durante un incontro
pubblico con Roberto Napolitano. E questo è lo spirito che ci muove nell'affrontare i tempi difficili, in famiglia, in azienda e nelle nostre responsabilità quotidiane. Ringrazio Sua Eminenza il Cardinale Scoglio e tutti per essere qui e passiamo all'inizio dei lavori. Grazie, buongiorno. Grazie, grazie dottoressa Treu. Vi dico che probabilmente rispetto all'invito che avevate abbiamo una defezione più che giustificata perché il senatore Tiziano Treu è trattenuto in commissione al Senato per l'appunto perché sono in corso le votazioni sulla riforma del lavoro e oggi è stata una giornata particolarmente calda perché c'è stata una grossa polemica sul restringimento del valore dei cosiddetti voucher. Non vado troppo nel dettaglio perché non è questa la sede, però era per spiegarvi che effettivamente dobbiamo fare a meno di lui in questo momento. Quindi passiamo subito alla discussione della nostra tavola rotonda, che era quelli che ha come tema nuovi modelli di lavoro nella famiglia di oggi e ci costringe naturalmente a fare una riflessione a vasto raggio, perché naturalmente non possiamo prescindere dalla crisi, dal momento di recessione globale, nazionale ed europea, che sta falcidiando l'economia in questo momento, e gioco forza diventa il paradigma col quale leggere qualunque tipo di tema che abbia un riflesso nelle politiche economiche, nelle politiche sociali che il nostro paese mette in campo. Vi presento i nostri relatori, il professor Tito Boeri del Dipartimento di Economia dell'Università Bocconi di Milano, il professor Quadrio Curzio, professore emerito di Economia Politica all'Università Cattolica, la dottoressa Rosangela Lodigiani, sociologa dell'Università Cattolica, professor Giovanni Maria Vian, direttore dell'Osservatorio Romano, e il professor Marco Vitale, anche gli economista. Dicevo, non possiamo prescindere da un esame delle tematiche che ci portano a riflettere sulle politiche sociali e di lavoro per la sostenibilità della famiglia, non possiamo prescindere da un'analisi degli impatti della crisi su questo tema. E quindi credo che le parole del professor Boeri possono essere illuminanti da questo punto di vista, possono aiutarci a incanalare la discussione, posto che, se mi posso permettere un brevissimo riassunto, diciamo così, della riforma del lavoro di cui si parla ora, come sapete è in corso uno sforzo per razionalizzare tre grandi campi di azioni che riguardano il tema del lavoro. Quello della flessibilità in ingresso, che riguarda una razionalizzazione delle tante forme di flessibilità d'ingresso al mercato del lavoro che riguardano i più giovani soprattutto e anche hanno attinenza alle politiche retributive che hanno un po' fermato i giovani nell'ingresso al mercato del lavoro. La parte centrale, che è quella che riguarda poi la gestione delle politiche attive dei nuovi ammortizzatori sociali, la parte di uscita dal mercato del lavoro con l'ormai celeberrimo dibattito sull'articolo 18 che purtroppo ha deviato completamente tutta la discussione sulla materia, che invece è assai più ricca, assai più sfaccettata e assai meno ideologica, se posso permettermi di dire, ma molto più concreta perché attiene alla vita quotidiana di ciascuno di noi. Prego, professor Boeri. Grazie, no, condivido il fatto che si debba per forza di cose nel ragionare anche sul ruolo della famiglia partire con un riferimento forte alla crisi attuale, che ha per certi aspetti alcuni contenuti sul piano sociale più drammatici della crisi precedente, la crisi del 2008-2009. Sono usciti in questi giorni i dati sull'andamento del prodotto interno lordo nel primo trimestre del 2012 e insomma, abbiamo segnato un meno 0,8%. È un dato negativo, pesante se rapportato alla dinamica di altri paesi, ma insomma non è così pesante come, non so se vi ricordate, i dati che uscivano durante la recessione, quei mesi invernali a cavallo tra il 2008 e il 2009, li vedevamo dei meno 3, insomma, e si ragionava comunque su un calo del PIL che poi cumulativamente è stato del 7%. Se le cose vanno male, come temo avvenga, quest'anno scenderemo del 2%, cioè i dati del PIL dicono chiaramente una situazione difficile, ma non altrettanto drammatica di quella del 2008-2009. Eppure nel Paese si percepisce un disagio, io sento anche più profondo di allora, più pesante, si sente proprio una... E ci sono delle ragioni economiche, più che di misura. Io non credo che le statistiche dell'Istat siano sbagliate, e che è molto diversa la composizione della crisi questa volta rispetto ad allora. Nel 2008-2009 ne eravamo in una crisi globale, in cui c'era stato un crollo del commercio mondiale, in cui di fatto le componenti che avevano portato a quel tracollo così forte del
prodotto interno lordo erano le esportazioni, sono crollati gli investimenti. Ecco, sono certamente cose drammatiche, eventi pesanti, ma che tutto sommato sono meno dispersi, hanno un impatto meno forte sulla vita quotidiana di molte persone di quanto non sia invece il calo dei consumi che noi stiamo oggi vivendo. E su questo noi sappiamo appunto che l'economia italiana tiene adesso invece grazie alle esportazioni. Quello che tiene dell'economia italiana sono le esportazioni, mentre la domanda interna è in... Io sto cercando anche di raccogliere, perché purtroppo soprattutto sui redditi delle famiglie i dati arrivano con un certo ritardo, allora sto cercando in tutti i modi di raccogliere dati da fonti diverse, insomma dati sui consumi, traffico autostradale, ho cominciato a raccogliere i dati sui pasti consumati negli autogrill, perché anche questo è un indicatore di come va l'economia reale. I dati sono davvero molto pesanti, cali del 20%, siamo arrivati a un calo anche un mese del 28%, non solo legato a fenomeni chiaramente meteorologici. Poi ci sono i dati della Caritas, che sono dati molto importanti, eloquenti, perché ci dicono soprattutto la povertà, i pasti che sono stati consumati. Anche questi purtroppo segnalano un peggioramento molto forte. Quindi c'è oggi una situazione socialmente più pesante di 2 anni fa, anche se i dati macroeconomici sembrano meno pesanti di allora. E credo che in questo c'è proprio un aspetto che anche noi dobbiamo guardare, che chiama direttamente ai temi che oggi parliamo, perché la distribuzione è come sempre disuguale di questi costi. Sono usciti proprio ieri i dati di Save the Children Italia, che fanno un po' un'analisi del profilo della povertà. Purtroppo i dati non sono aggiornati all'ultimo giorno, come i dati che cercavo di proporvi ieri, però sono a mio giudizio senz'altro eloquenti. Ci dicono fondamentalmente che la povertà oggi è concentrata in Italia tra i figli di madre sole, che è più forte se i genitori sono giovani, che è ancora più forte se i genitori dei figli sono stranieri. Le differenze, addirittura nel caso di figli di genitori stranieri, il rischio di povertà è al 58%. Quindi sono dati, credo, eloquenti sulle pressioni che sono legate soprattutto ai giovani, all'ingresso nel mercato del lavoro e ai proprio, diciamo, le due caratteristiche centrali della povertà, quelle su cui bisogna, io credo, assolutamente prioritariamente intervenire, sono la posizione delle donne e la posizione dei giovani in Italia, perché sono queste le due aree su cui c'è maggiore vulnerabilità. Come intervenire? Chiaramente è molto facile dire che bisognerebbe spendere di più, bisognerebbe destinare a interventi a sostegno di queste famiglie delle risorse maggiori e prendere atto del fatto che purtroppo invece le risorse destinate, il Fondo delle Politiche Sociali è stato spogliato di risorse, insomma è ridotto, le dotazioni sono state ridotte a meno di un decimo di quelle iniziali. Ripeto, è facile dirlo perché siamo in un momento di consolidamento fiscale fortissimo, l'Italia è in una situazione difficile, l'Europa è in una situazione molto difficile e tutti dobbiamo dare il contributo nel cercare di identificare modi per rendere il nostro sistema e la nostra situazione dei conti pubblici più sostenibile. Quindi io, anche se sarebbe molto facile dire diamo più soldi a queste politiche, io l'ho detto in epoche diverse, l'ho scritto, ho sempre sostenuto che bisognava riequilibrare il nostro sistema di protezione sociale e stare molto più attenti ai problemi dei giovani e ai problemi delle donne. In questo momento mi sento di dire cerchiamo anche di vedere se ci sono altri modi per sostenere questi gruppi sociali senza necessariamente spendere dei soldi in più dalle casse dello Stato. E allora penso che ci siano due cose fondamentali da fare oggi in Italia. La prima riguarda proprio la fase iniziale della vita lavorativa e proprio dell'inizio del ciclo di vita. Nel ciclo di vita normale i giovani entravano nel mercato del lavoro, guadagnavano e risparmiavano per la loro vecchiaia. Ormai purtroppo non è questa la situazione. I giovani sono oggi nella condizione opposta, sono costretti a indebitarsi, se riescono a farlo, hanno un ingresso molto difficile nel mercato del lavoro. La priorità della riforma del mercato del lavoro che doveva essere fatta da questo governo
era quella di concepire un percorso di ingresso diverso nel mercato del lavoro, agire proprio sui canali di ingresso nel mercato del lavoro, creare proprio un canale verso la stabilizzazione di questi lavoratori. Era un'operazione che si poteva fare a costo zero, sostenendola in vari modi, con un contratto unico a tutele progressive, uno scivolo verso la stabilità. Purtroppo la riforma del mercato del lavoro che il governo ha definito non prevede tutto questo, agisce invece su altri aspetti, agisce anche sulla questione degli ammortizzatori, a mio giudizio sulle licenziamenti agisce aumentando ulteriormente le angosce e le preoccupazioni di molti italiani in un momento in cui davvero non ce n'era bisogno, senza peraltro cambiare la situazione per quanto riguarda il regime dei licenziamenti. Mi dicono colleghi giuslavoristi, che sono in grado di dare un giudizio molto più competente del mio, che addirittura la situazione rischia di peggiorare sul piano dell'incertezza con cui il regime dei licenziamenti verrà gestito da imprese e lavoratori. Sul piano della riforma degli ammortizzatori sociali, l'obiettivo prioritario di ogni riforma degli ammortizzatori sociali doveva essere quello di allargare la platea, di allargare la cosiddetta copertura. Purtroppo questa riforma non lo fa, né procede nel senso di un riordino sistematico degli istituti esistenti, che sono troppi, e anche perché sono troppi e diversificati, sono inefficaci. Noi avremo bisogno di un sistema universale di ammortizzatori sociali. Dicevo, queste cose non vengono fatte ed è chiaramente un fatto molto negativo. Oggi, allora, in questo contesto, tutto il peso rischia di ricadere una volta di più sulla famiglia. È già successo, perché noi abbiamo assistito ad un fenomeno che è davvero senza precedenti. Noi per anni abbiamo vissuto in Italia una tendenza alla riduzione della dimensione del nucleo familiare. Anche in seguito all'abbassamento dei tassi di fertilità le famiglie diventavano sempre più piccole. Durante la grande crisi del 2008 e 2009, negli anni successivi, le famiglie hanno tornato a diventare più, è aumentata leggermente la dimensione media delle famiglie. Questo è un portato della crisi, sono i figli che sono dovuti tornare a casa dei genitori per gestire, per affrontare la crisi. Quindi di fatto è stata la famiglia a fare l'ammortizzatore sociale. Io penso che sia un ruolo improprio, non è questo il ruolo che la famiglia deve svolgere. Certamente è importante l'aiuto che la famiglia dà a tutti, ma non può, soprattutto in un contesto in cui le opportunità di impiego saranno sempre diverse, saranno in posti diversi dove vivono i genitori. La famiglia non può riuscire in questo, ci vuole un sistema diverso. E per fare questo bisogna, e poi anche per mettere comunque la famiglia in condizione di poter gestire meglio queste emergenze, è fondamentale andare a famiglie in cui entrambi i membri della coppia lavorino. Noi abbiamo in Italia, in questo siamo in gravissimo ritardo rispetto agli altri paesi dell'area dell'Ocse, una concentrazione dell'occupazione, abbiamo tantissime famiglie monoreddito. Avere famiglie con più redditi, magari come livello di reddito, come quantità di reddito generato non siano diverse, ma ci siano due persone che lavorino, sarebbe molto importante, perché è un principio di diversificazione, c'è un'assicurazione, uno può perdere il lavoro, c'è sempre l'altro che manterrà il suo lavoro e avrà una fonte di reddito. Per questo io ho trovato bello ed è davvero strano che non sia stato notato il fatto che nelle raccomandazioni il Fondo Monetario è normalmente considerato un'organizzazione arida, che spesso ti pone, ti fa fare disciplina fiscale, taglia la spesa, aumenta le tasse, insomma ovviamente non sono molto popolari. Però se leggete la dichiarazione che hanno lasciato ieri dopo la missione in Italia, dicevano una cosa molto giusta, su cui io credo, e tra l'altro l'ho scritta e l'ho proposta in varie occasioni. In Italia noi dovremmo andare a sostituire gradualmente il sistema delle detrazioni per i coniugi a carico con dei sussidi condizionati all'impiego. Vorrebbe dire far valere di più nella famiglia la donna e dare modo alle donne che lavorano di guadagnare di più. Invece di sostenere il fatto che le donne stiano a casa e siano in qualche modo dipendenti dal reddito dei mariti, spingiamo a che le donne lavorino e che questo lavoro venga maggiormente valorizzato. Questo è quello che vuol dire questa operazione, un'operazione a costo zero che a mio giudizio sarebbe molto importante fare al più presto, accanto a una vera riforma degli ammortizzatori e a un
vera riforma del mercato del lavoro che guardi oggi al canale d'ingresso nel mercato del lavoro, pensi ai giovani, perché davvero è a loro che dobbiamo pensare in questo momento. Grazie, grazie professor Boeri. Illuminante, per l'appunto abbiamo sbozzato tutti i vari temi come avevo chiesto per l'appunto e abbiamo capito la complessità del tema dell'equilibrio tra politiche sociali e politiche di sviluppo, politiche di genere e politiche di welfare. Mi sembra importante a questo punto sentire il parere di una sociologa, appunto la dottoressa Rosangela Lodigiani, per entrare più nel dettaglio appunto delle opportunità da cogliere o mancate che le varie riforme di cui si sta parlando ci offrono sul tema per l'appunto della parità dei generi, a partire per esempio dalla questione dei congedi parentali. Sì, grazie, grazie dell'invito e mi ricollego a quanto diceva il professor Boeri, senz'altro la questione del lavoro delle donne e della possibilità di avere all'interno della famiglia un doppio reddito è cruciale per il benessere delle famiglie, per il benessere dei figli. Questo pone però subito un problema di sostenibilità della vita delle famiglie dal punto di vista della gestione ordinaria, della cura dei bambini o della cura delle persone anziane, cioè il tema della conciliazione di cui si parla molto nel nostro paese perché è un tema di fatto che testimonia il ritardo del nostro paese, del nostro sistema di welfare, che sulla questione della conciliazione ha fatto poco, troppo poco rispetto a quanto serve per favorire il lavoro delle donne. E un primo elemento che sicuramente va messo a fuoco e che tra l'altro la riforma che è in discussione sul mercato del lavoro ci consente di mettere al centro dell'attenzione riguarda uno degli elementi che possono favorire la conciliazione, che è quello dei congedi parentali. La riforma per il mercato del lavoro discussa oggi prevede un congedo per la paternità, che è una cosa importante, che è una novità, ma prevede in realtà solo 3 giorni. In altri paesi si parla di 15 giorni o un mese che possono essere presi con modalità e tempi diversi e questo è un dato importante su cui secondo me occorrerebbe riflettere perché è un'occasione che non va persa. Ecco, visto che si discute di congedi, c'è tra l'altro lo strumento dei congedi genitoriali, parentali, che già noi abbiamo in Italia, che va potenziato e che deve prevedere una possibilità più lunga e anche più economicamente vantaggiosa affinché anche i padri si prendano cura dei propri figli nel momento in cui vengono al mondo o quando hanno bisogno di assistenza. Perché trovo che sia un elemento importante? Perché lo è non solo dal punto di vista concreto. Ci sono più giorni nei quali i genitori, entrambi i genitori si possono alternare nella cura dei figli, ma è un elemento di importante significato anche culturale, perché rischiamo di affrontare il tema della conciliazione confinandolo in un'ottica di genere. Allora è vero che il carico della cura, dell'organizzazione della famiglia è tipicamente un ruolo femminile e le donne sono anche ben contente di svolgere questo ruolo, ma non possiamo pensare che sia un ruolo che debba ricadere solo sulle donne e pensare alla conciliazione famiglia-lavoro diventa un modo riduttivo di pensare alla questione, che è una questione di vita ordinaria e su cui invece si può giocare la possibilità che le famiglie vadano in crisi, perché se poi il costo del lavoro della donna non ripaga i servizi di cura per i bambini, ad esempio, porta le famiglie a scegliere di puntare solo sul lavoro del marito e non su quello delle donne. Quindi uscire dall'ottica di genere è, io credo, fondamentale, ed è fondamentale anche per l'altra metà del cielo, anche per i padri che hanno il diritto di veder riconosciuta la loro capacità di cura e il loro desiderio di cura nei confronti dei figli. Tra l'altro, questa riflessione sul congedo della paternità per la paternità ci consente anche di allargare sempre in un'ottica un po' più di riflessione culturale, sociale, sul significato della conciliazione, del conciliare famiglia-lavoro, anche qui per allargare un po' gli orizzonti, perché il dibattito si polarizza sulla questione della cura dei bambini piccoli, mentre sappiamo che è una questione crescente che mette a dura prova la conciliazione famiglia-lavoro, riguarda invece anche la cura delle persone anziane, lo accennava già il professor Boeri, le famiglie si sono allargate nella fase della crisi perché si sono ricomposte, perché i figli sono rientrati a casa, ma la struttura della famiglia va riducendosi
in questi anni, cioè la rete delle parentele di cui ogni famiglia dispone, che è poi quella su cui si fa ricadere la solidarietà familiare, intergenerazionale, è una rete che si restringe, è una rete che si fa più lunga e più stretta, lo ha mostrato molto bene l'Istat quest'anno con le sue analisi sui cambiamenti demografici, e fa vedere come ogni famiglia ha una rete orizzontale sempre più ristretta, meno fratelli, sorelle, meno cognate, cognati, quindi la possibilità in orizzontale di prendersi cura dei propri membri diminuisce, mentre si allunga questa rete parentale, perché contemporaneamente possono vivere, se non sotto lo stesso tetto, in abitazioni vicine, bambini molto piccoli, genitori giovani, i genitori di questi genitori giovani e i nonni. Quindi quattro generazioni che portano sulla parte attiva di questa rete parentale, cioè quindi sulle persone che sono nel mercato del lavoro, un bisogno crescente di conciliazione. Oggi, tra l'altro, se dovessi dire, non sono l'unica, ma insomma, se dovessi richiamare qual è la generazione che più sta subendo le difficoltà della mancata, del mancato supporto alla conciliazione, è quello delle nonne. Le nonne sono una generazione oggi, spesso la si chiama la generazione Giano, no? Perché guarda ai nipoti piccoli dei propri figli, ma guarda qualche volta anche contemporaneamente ai propri genitori molto anziani che magari sono in condizioni di avere necessità di cura. Ed è una generazione schiacciata che nel futuro sarà sempre più schiacciata, perché le nonne di oggi hanno una partecipazione tutto sommato ancora bassa al mercato del lavoro, ma con la riforma del pensionamento, con ci auguriamo comunque l'aumento della partecipazione delle donne al lavoro, nel futuro le donne diventeranno nonne ancora essendo dentro il mercato del lavoro, quindi con meno possibilità di occuparsi dei compiti di cura. Quindi c'è proprio un problema da affrontare che riguarda la conciliazione, un problema da affrontare in chiave intergenerazionale, quindi al di là della focalizzazione solo su un specifico bisogno di cura, e anche al di là delle barriere del genere. Grazie, grazie dottoressa. Più ci addentriamo nel cuore degli equilibri di questo tema, più mi rendo conto che la rappresentazione che è stata fatta dalla politica, ma anche dai giornali, che di riflesso devono farsi carico anche di rappresentare il dibattito della politica, del tema lavoro è effettivamente fuori bersaglio rispetto a queste priorità, che non sono priorità di poco conto, che stanno emergendo dalla nostra discussione, perché si è, come dire, è resa una discussione un po' caricaturale di una specie di guerra generazionale nella gestione delle flessibilità, e si è completamente perso l'altro orizzonte diciamo così, dell'equilibrio tra il tema del lavoro in senso stretto e il tema del non lavoro, laddove sto stesso in verità è tempo di cura, tempo di assistenza alle famiglie, che sono, come dire, la molecola sociale che garantisce anche il progresso economico, la cellula del progresso economico di una società, insomma. Quindi io credo che nel dare la parola al professor Quadio Curzio sia importante ragionare anche su quello che la società stessa riesce a mettere in campo in un momento come questo, dove la recessione è acutissima e dove effettivamente le risorse sono scarse. C'è un sistema di sussidiarietà che può essere messo in campo, che in effetti in alcune esperienze positive è messo in campo. Scusate, mi interrompo, saluto il cardinale Scola e il direttore Roberto Napoletano. Io partirei con una distinzione di quattro profili relativamente al tema che stiamo affrontando. Un profilo di tipo culturale, un profilo di tipo economico, un profilo di tipo monetario e un profilo di tipo sociale. Può sembrare una classificazione molto scolastica, ma penso che possa essere utile. Per quanto riguarda il profilo culturale, io credo che in Italia ci sia stata una profonda trasformazione con riferimento al significato della famiglia. La famiglia intesa come una continuità responsabile, una solidarietà intergenerazionale alla quale ogni persona, nell'ambito delle proprie scelte, poteva essere vocata, è stata via via considerata una forma antica,
arcaica, con il passaggio a una società sempre più orientata al consumo. Non si è dunque, per usare una terminologia economica ma non economicistica, non si è dunque tenuto conto che la famiglia in quanto tale rappresenta una scelta di investimento, nel futuro dei genitori, nel futuro dei figli. Quindi io credo che ci sia stato un profondo cambiamento culturale con il passaggio a una società sempre più orientata all'immediato, sempre più orientata al consumo. In fondo la famiglia è l'espressione dell'homo faber rispetto all'homo economicus, cioè al desiderio di creare qualcosa rispetto alla istanza immediata di consumare qualcosa. E questo cambiamento culturale, io credo, abbia inciso sull'atteggiamento dei giovani nel confronto della famiglia. La seconda osservazione che vorrei fare la estraggo dalla Costituzione italiana, che credo rappresenti pur sempre una carta fondamentale di notevole rilievo. L'articolo 31 della Costituzione enuncia che la Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Credo che sia un articolo molto bello, un articolo che coglie il senso importante della famiglia con riferimento al momento costitutivo e ai compiti che la stessa deve poi adempiere con riferimento ai figli. Non meno importante, io credo, sia l'articolo 30, e dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. E poi avanti con riferimento ad altri aspetti di tutela e promozione della famiglia, quindi non solo tutela ma anche promozione. Ed infine l'articolo 29, la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Quindi, diciamo, l'afflato culturale che ispirava la nostra stessa Costituzione e che trovava rispondenza nel humus comune del sentire si è modificato profondamente nel tempo. Perciò io credo che sia importante, nella misura in cui ciascuno di noi, e io lo sono, sia convinto che la famiglia rappresenta il primo nucleo di una società ben ordinata, rivitalizzare i profili culturali della famiglia. Poi vengono gli aspetti monetari che tuttavia non sono sufficienti come sostituti dei profili culturali. Gli aspetti monetari possono andare, come diceva prima il collega Boveri e la professoressa, possono andare da forme di assegni integrativi a forme particolari di alleggerimenti della tassazione sulle famiglie numerose. Io richiamerei anche un altro aspetto, e cioè l'aspetto della casa. In Italia vi è una antica abitudine, che io ritengo buona abitudine, di risparmiare per acquistare un'abitazione per sé e per i propri figli, laddove il benessere della famiglia lo consente. Bene, io credo che bisognerebbe avere una particolare attenzione alla tassazione della casa, al trasferimento della stessa dai genitori ai figli e anche alla possibilità di vendere le abitazioni per riposizionarsi in altre parti del paese, alimentando quindi una mobilità interna al nostro paese con agevolazioni fiscali significative. Per esempio, la recente misura dell'IMU, su cui penso Marco Vitale potrà dire qualcosa,
ha trovato molte preoccupazioni in giovani coppie che hanno in uso un'abitazione concessa dai loro genitori in comodato. E si può capire perché i genitori abbiano preferito il comodato rispetto alla cessione, perché il comodato comunque mantiene la proprietà dell'abitazione ai genitori e in qualche modo rappresenta una forma assicurativa, ma nel contempo consente ai figli di fruire gratuitamente dell'abitazione. Quindi ho l'impressione che sotto il profilo fiscale o monetario non si tratti solamente di assegni integrativi o di altre forme, ma anche di una particolare attenzione alla casa, che rappresenta comunque una scelta significativa di tutte le famiglie italiane. Per quanto riguarda gli aspetti economici, anch'io concordo che, ove possibile, sia importante far sì che nelle famiglie non ci sia una situazione monoreddito, che rappresenta sempre un rischio, ma possibilmente una situazione di due redditi. E per ottenere questo è evidente che gli asili nido, che in Italia sono molto pochi e non sempre sono favorite le formazioni di quegli asili nido che emergono dalla spontaneità della sussidiarietà sociale, vadano migliorati, aumentati, anche qui con sostegni particolari. In Italia credo che ci siano un 9% di asili nido per la popolazione inferiore ad anni 3, ove in Germania ce ne sono 30 e in Francia credo tra i 30 e i 50. Quindi credo che questo sia molto importante, così come è molto importante nella scuola consentire delle forme di permanenza nelle attività scolastiche o parascolastiche, certamente non sostitutive di quelle familiari, ma tali da consentire alle madri che lavorano di poter adempiere ad entrambi i compiti senza particolari angosce. Infine, è stato toccato anche il problema degli anziani, e noi oggi stiamo vivendo una situazione molto particolare, direi nuova. Si può dunque arrivare addirittura alla coesistenza di quattro generazioni, cosa che antecedentemente nella storia non si era presentata. Quindi c'è questa lunga famiglia intergenerazionale che crea dei problemi nuovi, ma offre anche delle nuove opportunità. Spesso si parla del part-time delle madri. Io credo che bisognerebbe riflettere bene anche sul part-time di persone senior, ma in grado ancora di lavorare e nel contempo di svolgere dei servizi di sostegno alla famiglia adatti a una certa età. Quindi credo che questa lunga famiglia intertemporale debba essere oggetto di un'analisi specifica. Grazie, professore. Come vedete, per l'appunto, analizzare il tema delle politiche sociali di lavoro per la sostenibilità della famiglia ci porta a riflettere sulle storture che ci sono state fino adesso nella politica di agevolazione della parità tra i generi, negli errori di strategia, nella messa a punto dei meccanismi di welfare, che appunto devono tener conto dall'asilo nido fino all'assistenza al genitore anziano, e di cui non si parla, torno a dire, quando si discute della riforma del mercato del lavoro, che invece è il nucleo di base dal quale bisogna partire per mettere in campo questo tipo di politiche sociali, che diventano anche esse stesse politiche profondamente economiche, che attengono in modo pervasivo al tema dello sviluppo e soprattutto della valorizzazione del capitale umano, tema del quale vorrei parlare con il professor Vitale. Capitale umano ed esperienze sul campo, perché so che lui ne ha recentemente appunto realizzate alcune proprio su questo tema della valorizzazione anche delle opzioni che vengono, diciamo così, naturalmente dalle esperienze aziendali o di territorio, che possono diventare best practice poi anche per le scelte più generali della politica. È importante capirlo, perché effettivamente le politiche messe in campo finora non valorizzano il capitale umano italiano, anche perché il miglior capitale umano che abbiamo è per l'appunto capitale umano femminile. Le donne sono le più brave a scuola, le più istruite e sono le più disoccupate, hanno il tasso di attività più basso, al 40%, 10 punti meno di quello medio europeo. Quindi questo è un paese
che vive di asimmetrie clamorose, il secondo paese più vecchio del mondo che non sa come valorizzare i propri giovani, all'interno dei giovani evidentemente non sa come valorizzare i migliori, che ripeto sono le donne. Questo è il tema di cui discutiamo oggi e questo è il tema da cui bisogna partire per indirizzare e fare delle politiche che abbiano veramente un senso e possano far crescere il paese. Prego, professore. Grazie. Io sono come al solito un po' controcorrente e penso che partire dai termini della crisi non ci aiuti a mettere a fuoco, non ci aiuti in modo corretto a mettere a fuoco i problemi della famiglia italiana. Non perché le cose che ha detto Boeri non preoccupino tutti, anche noi, e non siano corrette, sono verissime, accentuano la crisi. Ma la crisi della famiglia italiana è un'altra cosa. Se noi partiamo dalla crisi, perdiamo di vista il focus, che è un focus di lungo periodo, di respiro ampio e che non nasce con la crisi. Se noi andiamo a vedere, forse è bene quindi ripassare alcuni dati della famiglia italiana. Nel 1951 avevamo 16 milioni di giovani sotto i 20 anni e meno di 6 milioni ultra sessantenni. Nel 2001 vi erano 14 milioni di anziani e 11 milioni di giovani. Oggi l'Italia, come è stato ricordato, ha una delle popolazioni più vecchie del mondo. Nel 2050 i trend demografici fanno prevedere 21 milioni di vecchi a fronte di 8 milioni di giovani. L'Italia ha un tasso di fecondità per donna dell'1,4 contro il 2,7 degli anni 60 e contro il 2,1 che è il tasso necessario per assicurare il cambio regolare delle generazioni senza una caduta della popolazione. Ci sono economisti che dicono ma questo non frega niente, poi abbiamo gli immigrati. Io credo che sia un approccio molto sbagliato. La Francia, che aveva un tasso basso come il nostro, con una decina e più di anni di buona politica per la famiglia, ha invertito profondamente il trend, ma la Francia destina alla famiglia il 2,5% del PIL, l'Italia solo l'1%. In Francia c'è il lavoro femminile che è molto molto più alto dell'Italia, quindi fanno più figli e le donne e lavorano anche di più, non c'è conflitto tra le due cose quando c'è la buona politica e c'è la buona... Il deficit di nascite che occorrono in Italia per raggiungere il punto di equilibrio del 2,1 è di 150 bambini ogni anno e questa cifra è straordinariamente simile al numero di aborti che avvengono in Italia ogni anno. Quindi la situazione della famiglia italiana, della demografia e di tutti i dati che ruotano intorno a questo concetto sono pessimi o disastrosi. E quindi non è la crisi che determina questo, è un discorso di lungo respiro. E allora bisogna ricominciare da lì. Bisogna ricominciare da lì, dai fondamentali. E io incomincio addirittura, tanto per non prenderla troppo da vicino, da Aristotele, che dice lo Stato è un complesso di famiglie sufficienti a vivere bene. Ed è evidente che quando non riescono a ottenere ciò, anche la comunità si sfascia. Di conseguenza è chiaro che l'amministrazione domestica è per origine anteriore alla politica. Difatti la nostra Costituzione, l'articolo 99, dice la Repubblica, riconosce qualcosa che esiste, la famiglia. Bisogna dunque fare un'indagine sull'amministrazione domestica e quale è l'opera sua. Ma voi dite Aristotele è antico, lontano. E allora andiamo un po' sui moderni. Sui moderni nel mondo anglosassone troviamo molti che ci dicono ma non ce ne importa niente, la famiglia deve sparire, è un'istituzione antica che non ha più senso. Nel 27 lo psicologo John Wilson, analizzando le tendenze di matrimoni di allora, disse in 50 anni la famiglia è sparita. Nel 71 lo psichiatra inglese David Cooper ha
prodotto un libro che si intitolava La morte della famiglia. Zamagni, nell'ultimo suo libro dedicato a questi temi, che è il più bel libro, secondo me, pubblicato insieme alla moglie su questi temi, ricorda del 1990 un altro autore anglosassone che dice: la famiglia non esisterà per sempre, anzi, noi dobbiamo augurarci che ciò non avvenga e dobbiamo accelerare il declino di queste istituzioni. Allora andiamo a vedere un altro autore molto recente che ci racconta un po' la famiglia in un paese che poi vi dirò. Esiste un largo spettro di unità domestiche non basate sul matrimonio e che non rappresentano una famiglia. Sono persone sole, coppie conviventi non sposati, gruppi conviventi senza alcun legame familiare, famiglie con un solo genitore, famiglie gay, alcune con figli, genitori soli, uomini e donne divorziate. Stiamo forse vivendo e testimoniando la fine della famiglia? Nonostante questi cambiamenti, le coppie sposate rimangono la norma e la famiglia rimane l'unità base della società ed è sempre lei a prendersi cura in via primaria dei suoi membri, compresi i membri anziani. Il 70% dei bambini nasce e cresce in famiglie regolari. Dove siamo qua? Siamo nella Italia familista che ci dicono tanti economisti? No. Siamo negli Stati Uniti, come descritti da un grande scienziato di questa materia, Robert Butler, scomparso pochi anni fa. E questo Robert Butler ci dice anche che altre cose molto interessanti sul ruolo della famiglia negli Stati Uniti. Ci dice quello che ha detto il professor Quadrio, e cioè che la famiglia per la prima volta, invece di restringersi, si sta riallargando in America. Vivono 3-4 generazioni insieme, spesso in case separate, cioè gli anziani conservano la loro casa separata, ma hanno compiti organici di una famiglia che si è allargata. 5 milioni di bambini vivono con i nonni, 4,8 milioni di questi mantengono la propria casa, ma sono addetti a questo grande compito. 2,4 milioni di americani, normalmente donne, assistono a casa propria senza compenso 5 milioni di longevi. A ciò va aggiunto, spiega Butler, che, e io dico con buona pace dei chiacchiericci sul familismo all'italiana, che durante i tempi economicamente difficili, cito tra virgolette, in America i figli tornano a casa e si appoggiano ai genitori. Allora, questo è il quadro vero della famiglia. La situazione reale della famiglia è in grande crisi, non per la crisi, ma perché non abbiamo mai voluto applicare gli articoli 29 e 31 della Costituzione, perché la famiglia nel nostro ordinamento non esiste. Il nostro ordinamento è tutto basato su rapporti individuali, su rapporti contrattuali individuali. E chi si comporta in modo diverso lo fa volontariamente. Ecco, qui vengo alla domanda. Le good practice. Io 3 giorni fa ero vicino a Ferrara, sono entrato in un'azienda dove si respirava un clima bellissimo di simpatia, di libertà, di... E chiedo e l'imprenditore mi dice: sai, i nostri dipendenti sono 70% donne. E io dico: come fa a conciliare il lavoro? Siccome questa roba della conciliazione oggi parliamo tanto. E lui ha detto: con la libertà, con la flessibilità, con la autoresponsabilità. E mi ha spiegato anche come dietro queste parole ci sono dei meccanismi, delle procedure, dei comportamenti che aiutano, pur in un ordinamento che è quello che è, a cogliere le opportunità e gli spazi che ci sono e sono possibili. Se no, come potremmo spiegare il successo straordinario del gruppo Calzedonia, che in pochi anni, poco più di 20 anni, è
salito a un fatturato di 1.300 milioni di euro, 20.000 dipendenti, il 2011 è stato il miglior bilancio della loro storia, 92% donne, di queste il 74% ha meno di 30 anni. Cos'è, un miracolo? No, sono le good practice che sono già possibili in questo ordinamento. Io queste cifre, queste cose le ho messe insieme per uno studio che abbiamo fatto con Lucid Lombardo, raccogliendo testimonianze, segnalazioni da tutte le imprese del Lucid della Lombardia. E dalla Lombardia viene fuori un caso molto bello, che è il caso Inaz, che tra l'altro è qui in sala. L'Inaz da molti anni lavora su queste good practice e funzionano. E good practice sono, si spiegano, devo andare velocissimo perché sì, c'è il tutoring. Per quando una dipendente femminile ha va in maternità, non ha problemi di maternità, va felicemente in maternità, si nomina un tutoring che cura i suoi rapporti con l'azienda. L'obiettivo comune è di tenerla vicina, non di allontanarla. Allora c'è tutto un pacchetto di provvedimenti che permettono di scoprire che nelle buone aziende c'è un interesse comune a far sì che il rapporto di lavoro, soprattutto con la donna, non sia penalizzato dalla maternità, ma la maternità torni a essere una gioia per tutti e aiuti l'azienda. Chiudo dicendo che l'associazione industriale, Confindustriale di Brescia ha fatto una bellissima ricerca cercando di identificare queste practice ed è venuto fuori un documento molto interessante e si è chiesto alle imprese: ma perché vi preoccupate di queste cose? La prima risposta, il 63%, è stato per migliorare il clima organizzativo, perché quando queste cose sono a posto l'azienda migliora, aumenta la produttività, aumenta il sistema. Tutto questo non ci deve distogliere dal richiamare l'ordinamento a degli interventi seri su questo tema che sono mancati negli ultimi 50 anni. La tutela delle donne nel nostro ordinamento c'è, la tutela della maternità, ma non è in chiave vista in chiave unitaria con l'interesse dell'azienda e della donna, è visto come tutela, punto e basta, e quindi in un approccio che va dimenticato e che va cambiato. E quindi sono d'accordo con il professor Quadrio Curto, c'è un lavoro di cambio culturale fortissimo da fare. E poi ci sono invece una serie di richieste molto importanti da fare sul tema fiscale, che è penalizzante nella famiglia, sul tema del lavoro, le cose buone che erano state annunciate sul tema del lavoro vengono fuori come richieste da questa nostra indagine. Purtroppo non le fanno, purtroppo, come ha detto, è stato tutto accantonato. Il tema dell'ingresso, il tema di smontare tutta questa miriade di contratti fantasmagorici e facilitare l'introduzione al lavoro. E poi una serie di altre cose che sono invece richieste di buone politiche. Richieste di buone politiche, però curiamo anche come imprese le buone pratiche che già oggi sono possibili e abbiamo buone testimonianze che possono portare a buoni risultati. Grazie professore. Sì, è vero, stanno emergendo, proprio adesso in queste ore si svolge una fiera della contrattazione che mette in mostra, per così dire, le migliori pratiche che vengono fuori dalle imprese per l'appunto nel valorizzare il cosiddetto welfare aziendale. Il tema per esempio dell'aumentare gli asili nido, del trasformare quelli che potrebbero essere i premi di produttività o premi aziendali in
quantità di risorse disponibili per la cura, la tutela dei figli, per pagare la scuola, per gestire assegni di assistenza invece ai genitori anziani. Ecco, tutto questo sta diventando una forma di remunerazione del lavoro nuova. Ci sono una serie di esempi, sono ancora, come dire, a macchia di leopardo nel nostro paese, ma stanno diventando una tendenza molto interessante, per l'appunto attraverso il canale della sussidiarietà la società civile si ingegna, si organizza laddove lo Stato e l'ordinamento non è arrivato, non è ancora arrivato. C'è un problema culturale, si diceva. A questo punto do la parola al direttore dell'Osservatorio Romano, al professor Vian, e con questo tipo di spunto, il tema culturale, a maggior ragione c'è un problema culturale per chi rappresenta l'Osservatorio Romano, la comunità dei cattolici in Italia, per l'appunto, la voce dei cattolici in Italia. E mi piace pensare che da questo punto di vista quello che manca è, come dire, vorrei essere forte, giornalisticamente provocatorio, è il gesto rivoluzionario, così come ci invita spesso a fare nella sua lunga storia il messaggio cristiano e cattolico, il gesto rivoluzionario del fare più figli, che forse insieme all'altro gesto rivoluzionario che ho trovato nell'enciclica Caritas in Veritate, di trasformare l'economia in economia del dono, che sarebbe l'altra grande rivoluzione che attiene i temi di cui stiamo parlando. Prego. Sì, grazie. Si è capito che non sono un economista, non sono un sociologo, io sono piuttosto di formazione filologo e storico, adesso faccio quest'altro mestiere, ho studiato un po' l'antichità, la tradizione cristiana. Credo che appunto vada spiegata la mia presenza preliminarmente per il carattere di osservazioni che potrò fare dopo questo panorama così ampio e che dimostra l'importanza di incontri come questi organizzati dal primo quotidiano economico europeo in preparazione dell'incontro mondiale delle famiglie. Ormai la crisi economica, vi diceva Alberto Rioli adesso, è un'osservazione ormai comune, affonda le sue radici, soprattutto l'intervento di Marco Vitale lo ha mostrato con grande efficacia, in una più generale crisi di cultura. Questa crisi coinvolge la famiglia soprattutto nelle società occidentali. Un editorialista comune al Sole 24 Ore e all'Osservatore Romano, Ettore Gotti Tedeschi, ha proposto in un editoriale che abbiamo ripubblicato, che Vita e Pensiero ha ripubblicato in una raccolta di 100 editoriali che l'Arcivescovo di Milano ha avuto la generosità di presentare il mese scorso, ha proposto in un articolo di assegnare alla famiglia il Nobel per l'economia. E Gotti Tedeschi è molto efficace con le sue... è un intellettuale di primissimo ordine ed è anche molto efficace come proposte. L'indebolimento della famiglia tradizionale è sotto gli occhi di tutti, così come il crollo spaventoso, ripeto, nelle società occidentali, della crescita demografica. Sempre secondo Gotti Tedeschi, è l'errore degli ultimi 30 anni e questo errore sarà pagato nei prossimi 30 anni. Ce ne vorranno altri 30 per riparare questa crisi e uscire da queste società che lui definisce di vecchi costosi, sempre più vecchi, sempre più costosi. E qui è interessante ricordare che a percepire il significato anche economico e politico del controllo delle nascite, che è
sia alla base sia una conseguenza di questa trasformazione culturale siano state più di 40 anni fa, quasi mezzo secolo fa, molte voci del sud del mondo a sostegno dell'enciclica forse più impopolare dell'età contemporanea, L'umane vite, di Paolo VI. Io ricordo, nella linea del Pasolini, di Uccellacci e Uccellini, un film boliviano, in italiano venne intitolato Sangue di Condor, che denunciava gli effetti perversi di questa politica di controllo delle nascite. E non è stato un caso, qui siamo nel 68-69, non è un caso che poi le grandi conferenze delle Nazioni Unite, le conferenze del Cairo, le conferenze di Pechino abbiano visto la Santa Sede schierata con sostanzialmente i paesi, si diceva, del terzo mondo. La trasformazione della famiglia tradizionale, che anche dal punto di vista fenomenologico sarebbe più corretto descrivere come indebolimento, ha molte facce. Qualcuna l'ha accennata proprio Marco Vitale, diffusione delle coppie di fatto, una considerazione culturale nuova delle unioni omosessuali, la permanenza dei figli adulti nelle famiglie di origine, l'ideale, questa è una definizione di Marcel Gauchet, di essere meno adulti possibile. Da qui l'assenza di ribellione da parte delle generazioni nuove, ed è una novità questa, una novità negativa, che porta alla deresponsabilizzazione fino alla privatizzazione della procreazione, di nuovo l'umane vite, e alle sue conseguenze. Sono questi i tratti delle società del figlio desiderato, descritte proprio da Gauchet, in Italia pubblicato da Vita e Pensiero, un libro importante. E nel nostro paese l'indebolimento della politica, del sistema di istruzione e dell'informazione ha fatto sì che si sia rafforzata in modo proporzionale inverso la domanda di educazione. E in un contesto, peraltro, è stato accennato anche qui più volte, dove si allentano i legami familiari e si allunga la vita. Una terza citazione di Gotti Tedeschi sull'educazione. Secondo lui è come la pasta, perché è meglio quella fatta in casa. Certo, non in un'accezione di esclusività, non avrebbe senso da parte sua, da parte di un intellettuale italiano, in un paese come l'Italia, dove la tradizione della scuola, soprattutto pubblica, è così importante. Ma nel senso, questo di sottolineare l'importanza dell'educazione nelle famiglie, di un primo sostanziale ruolo educativo irrinunciabile, insostituibile. Ricette di fronte a questo quadro così complicato ce ne sono fin troppe, e non spetta certo, come ho detto, a un non specialista aggiungerne a quelle che già abbiamo ascoltato con grande efficacia. Si può dire in generale che tutti siamo d'accordo sulla necessità di un forte sostegno, aumento della quota del PIL, attraverso l'aumento della quota del PIL, attraverso sgravi fiscali, attraverso le proposte che sono venute appunto poco fa. A me ha molto interessato un tratto comune degli interventi di questo nostro incontro. Un tratto primo, e lo diceva l'amministratore delegato Treu, è il lavoro femminile, il ruolo delle donne. Lo ha sottolineato anche
Boeri, e poi Lodigiani ha aggiunto, credo in una prospettiva femminile, proprio delle osservazioni per una parità effettiva, l'attenzione agli anziani, la restrizione delle reti familiari e nello stesso tempo questo allungamento a dismisura delle generazioni. Una mia collega alla Sapienza è diventata bisavola, cosa che è quasi, quasi favolosa. Insomma, per restare alla provocazione di Orioli, questo persistente inverno demografico indica che cosa? Indica soprattutto una restrizione all'immediato, lo diceva Quadrio Curzio con una descrizione fredda ma drammatica, una restrizione all'immediato. Non c'è più fiducia nel futuro, non si fanno più bambini. E non è che non si vogliano fare più bambini, io credo, questo lo hanno scritto molte nostre colleghe, per fortuna è stato Alberto Orioli a dire che le donne sono più brave e non è stata una donna, io ne sono perfettamente convinto, c'è questa convinzione anche nella tradizione cristiana, nella Chiesa Cattolica, da parte della Santa Sede. I dati di Marco Vitale sono impressionanti, confermano questo quadro con una coincidenza che mi ha molto impressionato, anche se è politicamente non corretta, è questa che ha messo in collegamento, che ha evocato il fenomeno drammatico dell'aborto. Come mi ha impressionato questo richiamo ad Aristotele, perché perfettamente nella tradizione culturale cristiana che ha sempre aperto, non si è mai chiusa agli apporti profani. E il richiamo alla Costituzione. Il richiamo alla Costituzione è come il richiamo alle comuni radici classiche, così il richiamo alla Costituzione sono punti fondamentali per un lavoro comune tra credenti e non credenti, senza dubbio. Il dato francese, il 2,5 del PIL investito sulle famiglie, che porta a un tasso di fecondità del 2%, è stato accompagnato a quello dell'Italia, 1%, la Germania 3,2%, se sono esatte le informazioni che ho raccolto, i paesi scandinavi sono al 4%. Insomma, sono società sempre più complicate, quelle in cui viviamo, ma sempre più affascinanti. Paolo VI guardava al mondo contemporaneo con ottimismo e con ottimismo lo hanno guardato i suoi successori, anche Papa Benedetto, nonostante stereotipi e luoghi comuni, guarda con grande ottimismo al mondo contemporaneo. Non a caso le tre parole d'ordine dell'incontro mondiale sono famiglia, lavoro, festa. Un trinomio a cui la tradizione cristiana, in particolare quella cattolica, assegna una grande importanza. Basti pensare, per la famiglia e per il lavoro, alla figura di Giuseppe, di San Giuseppe, una devozione rilanciata nella modernità, la devozione di Pio IX, Leone XIII che alla fine dell'Ottocento, proprio per sottolineare, diciamo, per rafforzare la Rerum Novarum, lo dichiara patrono universale della Chiesa. Giuseppe è il protettore della Sacra Famiglia. Pio XII
nell'immediato dopoguerra descriverà l'immagine della Sacra Famiglia come l'immagine dei migranti tornati di attualità drammatica in questo scorcio di Novecento, all'inizio di questo nuovo secolo. Quindi famiglia e lavoro nella figura di Giuseppe. E poi la festa. La festa è certo la trasformazione del riposo divino consacrato dal sabato ebraico, ma è soprattutto nell'espressione di un vescovo cristiano del IV secolo, Atanasio, è quella festa che Cristo viene ad animare nel cuore di ogni persona umana. Grazie, grazie professor Viana, ne abbiamo bisogno perché tutti i giorni raccontiamo invece momenti bui, raccontiamo il tunnel, raccontiamo la recessione nelle sue declinazioni e forse bisognerebbe anche cominciare a raccontare meglio anche l'uscita dal tunnel, chi ce la fa, ma noi lo facciamo quotidianamente per la verità e lasciatemi fare un piccolo spot per il giornale se mi è consentito. Colgo prima di chiudere e lasciare per la parte finale il cardinale Scola e il direttore Napoletano, questo spunto che li coglie tutti, dobbiamo ragionare con famiglie che hanno 4, se non 5 generazioni e lo facciamo con la partitura dell'ossessione del tempo reale. Questa cosa probabilmente mette in crisi profondamente tutte le scelte che orientano l'opinione pubblica, i mass media, la politica, gli economisti. E credo che questo è uno spunto che traggo e ci lavoreremo sopra anche noi. Grazie.